Salve, buongiorno, benvenuti a Tutto Rugby Speciale Mondiali. Si è appena concluso la partita Ital Rugby Namibia con la vittoria dell'Italia per 47 a 22. Parliamo dei mondiali di rugby, logicamente, che si stanno giocando in Giappone. Un'Italia che vince. Ma non convince, o almeno non convince del tutto. Italia che ottiene il primo dei suoi, lo scopo è comunque raggiunto, ossia quello di vincere e di ottenere il punto di bonus. Un'Italia che realizza un totale di 7 mete contro 3 mete della Namibia, quindi bottino pieno 5 punti. In questo momento siamo i primi del nostro girone. Ecco perché prima dicevo parte dell'obiettivo raggiunto. L'obiettivo è appunto quello di vincere anche contro il Canada il prossimo giovedì e ottenere i punti di bonus, quindi almeno 4 mete, e di arrivare al 4 ottobre contro il Sudafrica, bottino pieno esattamente con 10 punti. Questo è lo scopo di Ital Rugby. Un'Ital Rugby che entra in campo spaventata, cosciente dell'obiettivo, ma proprio per questo molto spaventata, cade in errori quasi banali e permette alla Namibia di avanzare, di realizzare 3 mete, ma 3 mete in fin dei conti non necessarie. Nel senso, tanti errori in touch, intercetti da parte della Namibia, che al sesto minuto del primo tempo la portano addirittura in vantaggio. La Namibia realizza la prima meta con il mediano di Mischia, quindi il numero 9. Altre 2 mete sempre per nostri errori, o sul punto d'incontro, placcaggi sbagliati. Un'Italia quindi convinta di portare a casa il risultato, ma fatto in modo sbagliato, in modo poco corretto, ripeto, l'ha portata ad incappare in errori spesso banali contro una Namibia tecnicamente inferiori. Il risultato poteva essere nettamente superiore, ma ripeto, obiettivo di oggi raggiunto, quello di ottenere il bottino pieno, quindi i 5 punti, e di farci risultare al momento primi del nostro girone. Gli All Blacks infatti sono a 4 punti, la Nuova Zelanda regola gli Springboks sudafricani 23 a 13, lasciando il Sudafrica ancora a 0 punti, l'Australia regola le Fiji 39 a 21 e la Francia vince 23 a 21 contro l'Argentina. Come sempre, a fianco a me c'è l'amico ed esperto di rugby Nicola Manna, arrabbiatissimo contento per la vittoria dell'Italia, naturalmente, ma arrabbiato per come si è mostrato in campo. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai telespettatori e vi auguro buona domenica. Io in genere sono molto severo nei confronti della nazionale italiana di rugby, probabilmente perché vengo da un'esperienza in cui anche il fattore emotivo, il famoso cuore, giocava in una maniera determinata. Devo constatare che grandissimi passi in avanti sono stati fatti nel corso di questi ultimi anni, però i risultati tardano a Ad venire. arrivare. Siamo partiti con una lunghissima serie di sconfitte, soprattutto nel torneo delle Sei Nazioni, sotto la gestione di Oshin. Però il problema è che tutto il movimento del rugbyistico italiano ne soffre. Probabilmente bisogna trovare delle soluzioni, anzi non probabilmente, bisogna trovare delle soluzioni che portano complessivamente ad aumentare il
tasso tecnico, ma contemporaneamente ad allargare quando più è possibile la base, non tralasciando in questa strategia un investimento massiccio soprattutto nei piccoli club e soprattutto nelle attività scolastiche che poi sono tradizionalmente la fucina di tanti campioni che vediamo poi a livello internazionale. Per ritornare alla partita appena conclusa, bisogna sicuramente trovare delle piccole giustificazioni dovute a questa voglia di fare, di strafare, ma anche di pagare lo scotto emotivo della prima giornata. Diciamo la convinzione anche a un po' tratto in inganno, sapevamo di essere tecnicamente superiori, lo abbiamo dimostrato con il pacchetto completamente, nonostante ci fosse un divario soltanto di 7 kg tra le due formazioni, ma nell'avanzamento, nella spinta come pacchetto siamo stati nettamente superiori. Allo stesso tempo siamo incorsi in errori banali, in errori che non si debbono fare più. Ripeto, il risultato poteva essere nettamente superiore, ma non c'è stato. Indubbiamente. Ritengo che nel rugby alla fine la squadra più forte vince sempre. I valori in campo vengono stabiliti nonostante diciamo che ci possono essere degli errori che rimandano poi questo risultato. L'Italia in alcuni momenti clou ha preso troppo sotto campo la partita. Sì. È riuscita addirittura a subire una meta su una touche nostra, perdiamo il pallone e in prima fase dobbiamo una meta, come devo dire, assurda, come subire complessivamente le tre mete in prima fase è stato un campanellino d'allarme che va immediatamente preso in considerazione. Ricordiamo allora, tra quattro giorni la sfida con Canada da vincere con bottino pieno. Questo Canada è una squadra di un livello superiore alla Namibia e, come dire, ha anche una bella tradizione. L'Italia ha sempre un buon pacchetto. L'Italia ha sempre faticato per vincere contro questa squadra americana. Allora, in breve sintesi, noi abbiamo visto ieri l'esordio tra gli All Black e Sudafrica. Il Sudafrica che sorprendentemente per i primi 20 minuti domina la partita. Tiene fermo gli All Blacks nel loro centrocampo. Una difesa ferocissima. E anche in quel caso con gli All Blacks la prima meta viene su un intercetto, su un errore dell'estremo sudafricano. Però voglio dire che alle volte quando c'è questo grande equilibrio piccoli episodi possono condizionare una partita. Certo. Ieri Sudafrica sbaglia un calcio piazzato al centro dei pali, nell'azione successiva i famosi 30 Superman che giocano con gli All Black immediatamente ribaltano la partita e vincono la partita. L'Italia paragonata a questi grandi squadre dell'elite sembra ancora lontano, però se riusciamo ad abbinare la tecnica, i giocatori che scendono in campo con una grande motivazione ma soprattutto iniziamo a mettere il cuore, allora l'Italia può diventare competitiva. Subiamo ancora come devo dire, lo scotto di avere una mediana non all'altezza. Oggi abbiamo diciamo provato... che si è vista la differenza tra Bigi e il sostituto che è arrivato nel secondo tempo, c'è stato un po' un calo per quanto riguarda la mediana. Però... ricordiamo però che il nostro oltre che Tebaldi, volevo dire un'altra cosa. Il nostro numero 5, la nostra seconda linea, è stata dichiarata a meno non ce lo dimentichiamo. Però
È cambiata la prima linea, però volevo dire che la mediana rappresenta ancora oggi il nostro punto debole. Io ho notato che nei momenti, come dire, in cui bisognava mantenere il possesso della palla, oppure bisognava insistere con un gioco penetrante, ad un certo punto il mediano di Mischia ha iniziato a fare dei calcetti che, come dire, consegnavano la palla praticamente alla squadra avversaria. Famoso calcetto per avanzare. Sono calcetto per avanzare, ma che non portavano a... Allora io concordo con Massimiliano nel affermare che l'obiettivo minimale è stato raggiunto. Il nostro obiettivo oggi era quello di conquistare i 5 punti, iniziare a rompere il ghiaccio anche dal punto di vista emotivo. Io credo che lo staff tecnico che ha a disposizione la nazionale sicuramente porrà rimedio nell'analisi che poi si farà della partita ai vari errori che sono stati registrati. Dovremmo avere la capacità di rimediare immediatamente a queste situazioni, affrontare con molta grinta il Canada e anche lì raggiungere l'obiettivo dei 5 punti, per poi presentarci con la partita clou, se vogliamo, con gli Springbok, con la convinzione di potercela giocare alla pari. Poi sognare è, come dire, è una pratica che non può essere vietata a nessuno. Certamente, bisogna, come giustamente dicevi tu, affrontare la seconda partita. Ormai lo scotto del debutto è passato, sicuramente una testa differente, incappare in quanti meno errori, almeno gli errori più banali, il punto d'incontro, la prima fase, la touch, la mischia devono funzionare diversamente. E l'obiettivo ancora da raggiungere tra 4 giorni, giovedì 26 contro il Canada. Il Canada è alla nostra portata. Se andiamo con una testa differente, con meno paura, sicuramente anche col Canada può uscire il risultato. Poi, come si suol dire, una partita di rugby si decide all'80esimo minuto, quindi poi si vedrà all'80esimo come usciranno le due squadre dal campo. Ripetiamolo, il grande ostacolo saranno i primi, i sudafricani, gli Springboks, che poi affronteremo il 4 ottobre, se non erro, e dobbiamo arrivarci con 10 punti. Contentiamoci, guardiamo sempre in positivo, crediamo in questi Italiani, in questi ragazzi, ricordiamoli, ci rappresentano, rappresentano l'Italia, rappresentano il nostro sport, e sicuramente debbono entrare con una testa differente. Dobbiamo arrivare al 4 ottobre con 10 punti e godiamoci fino a che sarà possibile. Gli All Blacks, è vero che hanno vinto, la Nuova Zelanda ha vinto contro il Sudafrica, ma non ha ottenuto il punto di bonus. In questo momento abbiamo noi 5 punti, ricordiamolo ancora, siamo i primi del girone, secondi sono gli All Blacks neozelandesi con 4 punti. Testa differente, tanta grinta, mai mollare, e andiamo giovedì a giocare come si deve contro il Canada. Godiamoci allora questi momenti, godiamoci anche la gioia di essere capolista nel nostro girone, raffreddiamo gli animi, ma soprattutto l'intero movimento sia vicino alla squadra. Facciamo sentire in tutti i modi possibili e immaginabili. Oggi ci stanno questi mezzi di comunicazione, per cui attraverso i network si riesce immediatamente a trasmettere i propri sentimenti. Allora siamo vicini, facciamo prevalere il buon senso, lo spirito dell'attaccamento a questa nazionale, perché, ripeto, ha un potenziale che non riesce oggi ancora ad esprimere al 100%. Io credo che anche per l'allenatore
sarà, come dire, molto difficile mantenere sulla panchina o addirittura in tribuna alcuni giovani leoni, tipo Negri, abbiamo visto al secondo tempo con Ledri. Ricordiamo Polledri quello che ha fatto, ricordiamo la meta di Canna che è entrata al Meda di secondo Canna tempo, sarà una bella meta. difficile mantenere, ripeto, fuori dalla squadra questi giovani che, rampanti, che sicuramente vogliono Meritano di dimostrare giocare e di tutto e dimostrare. dimostrare tutto il loro valore. Per quanto riguarda il resto, speriamo anche qualche volta in una buona sorte, che una componente, Un po' di fortuna un pure po' di ci fortuna vuole. pure ci va bene. Va bene così. Ringraziamo anche Liberato Ferrara che è dietro le telecamere. Oggi è domenica, siamo qui tutti e tre in studio. Salutiamo Nicola. La prossima settimana sarà sempre con noi. Nicola ci farà compagnia fino al 2 novembre. Io auguro a tutti una buona domenica. Sempre Forza Italia e alla prossima. Buona domenica a tutti.